Se dovessimo eleggere l'animale con il nome più affascinante del mondo, punteremo su Vampiro Teutis Infernalis, letteralmente il calamaro vampiro che viene dall'inferno, un mollusco abissale del quale noi umani sappiamo relativamente poco vista la difficoltà a osservarlo nel suo ambiente naturale. Pochissimi antenati fossili del calamaro vampiro di oggi sopravvivono, quindi gli scienziati non sono sicuri di quando questi sfuggenti cefalopodi abbiano sviluppato la capacità di vivere con poco ossigeno. La nuova analisi dei fossili aiuta a colmare una lacuna di 120 milioni di anni nell'evoluzione del calamaro vampiro, rivelando che gli antenati vivevano già negli oceani profondi durante l'Oligocene. La nuova ricerca suggerisce come gli antenati dei calamari vampiri abbiano imparato a vivere dove altri calamari non potevano. Guardando più in profondità i fossili più antichi di questo gruppo di calamari si trovano nel periodo giurassico, tra 201 milioni e 174 milioni di anni fa, e si trovano tipicamente nei sedimenti anossici.